Buon pomeriggio e bentrovati telespettatori di Le Fonti TV. Oggi parleremo di whistleblowing, un sistema che consente la segnalazione di illeciti all'interno degli enti, tanto pubblici quanto privati. Perché parliamo di whistleblowing in una settimana monotematica dedicata al diritto penale d'impresa e alla 231? La risposta è semplice, anzitutto perché da un punto di vista penalistico gli elementi da attenzionare sono davvero notevoli. In secondo luogo perché, soprattutto in ambito privato, il whistleblowing è praticamente stato assorbito dalla 231 e dai modelli 231, tant'è che tutte quelle aziende, quegli enti che hanno deciso di dotarsi di modello 231 devono necessariamente indicare anche il canale di segnalazione. Ma c'è un elemento aggiuntivo che è andato un po' a scompaginare quella che era l'attuazione del sistema in Italia ed è il motivo per cui abbiamo deciso di affrontare l'argomento, che è diventato quanto mai attuale. Infatti nel 2019 l'Europa ha approvato una direttiva che prova ad armonizzare tutte le discipline, a stabilire chiaramente delle linee guida come spesso avviene. Chiaramente questo è inciso nei singoli ordinamenti. La direttiva deve essere recepita entro fine anno, quindi dicembre 2021. Noi oggi insieme ai nostri ospiti proveremo a capire un po' le criticità e chiaramente, come dicevo, analizzeremo anche i profili penali a cui stare più attenti ed attenzionare. Passo subito col presentarveli. Do il benvenuto anzitutto a Cristina Russignoli, General Counsel di Generali. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio anche a Paolo Quaini, General Counsel di Alitalia. Buon pomeriggio Quaini. Benvenuto Buon pomeriggio a tutti. a Giorgio Perroni, anzi ben trovato a Giorgio Perroni, avvocato penalista e socio fondatore di Perroni Associati, che abbiamo già avuto il piacere di ospitare in altre occasioni. Ben trovato avvocato. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. E buon pomeriggio anche ad Ahmed La Russì, direttore auditing di SEA, anche componente dell'organismo di vigilanza e del comitato etico della società. Buon Sente male pomeriggio però. La Buongiorno Russì. a tutti e buon pomeriggio. Bene, partirei allora da Quaini, anzitutto per provare a inquadrare cosa effettivamente è cambiato con la direttiva. Quaini, quali sono i punti da cui prestare maggiore attenzione? Allora, diciamo anzitutto che come già accennato, gli scopi della direttiva 1937 fondamentalmente sono uno di armonizzazione, appunto, cioè di introdurre all'interno dell'Unione una sorta di minimo comune denominatore di tutela dei whistleblowers dell'istituto del whistleblowing per dare uniformità e omogeneità, e poi più nella sostanza invece quello di sostanzialmente fornire una garanzia di adeguata tutela alle persone che lavorano sia nel settore pubblico che privato che decidano di segnalare violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa. E già con questo, diciamo, cominciamo anche a capire quali sono le novità e le modifiche rispetto a quella che è l'attuale normativa italiana. In Italia, come sappiamo, il whistleblowing è stato introdotto nel 2017 dalla legge 179 e oggi funziona su un meccanismo di doppio binario, cioè per la parte pubblica e la parte privata. Diciamo che il settore pubblico è stato innestato sul decreto legislativo 165 del 2001, mentre invece il settore privato ha insistito sulla 231 e quindi è diventato, diciamo, è rientrato nell'ombrello e all'interno dei meccanismi di 231. Ecco, la prima grande novità, se vogliamo, è che la direttiva 1937 prevede proprio che di fatto la tutela del whistleblower non sarà più agganciata al sistema della 231. E questa già è direi un'importante novità, che poi vedremo anche come si declina rispetto alle realtà aziendali. Novità principali, mi limito veramente a quelle che balzano più agli occhi, altrimenti andrei sicuramente a essere troppo lungo. Diciamo che sono le modifiche principali, almeno a mio modo di vedere, sono tutte modifiche in senso estensivo rispetto alla nostra normativa attuale, riguardano l'oggetto della segnalazione, la platea dei segnalanti e i canali di segnalazione.
Partiamo dal primo, l'oggetto della segnalazione. Oggi, come dicevo, in base alla legge 179, quello che rileva sono le condotte rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231 o le violazioni del modello di organizzazione. In base alla direttiva 1937, invece, si parlerà di violazioni del diritto dell'Unione in vari settori. I principali ovviamente sono ricompresi: gli appalti pubblici, servizi finanziari, prevenzione del terrorismo e riciclaggio, tutela dei dati personali, eccetera. Dal punto di vista invece del segnalante, oggi, sempre in base alla legge 179, oggi il segnalante è il dipendente della società, che sia apicale o soggetto subordinato. La direttiva 1937 invece estende la protezione al numero maggiore possibile di categorie di persone, dipendenti, non dipendenti, remunerati o non remunerati, che abbiano comunque accesso privilegiato a informazioni rilevanti e siano esposti a un rischio di ritorsione, diciamo. Quindi sono ricompresi anche, faccio per dire, all'interno dell'azienda, tirocinanti, freelance, consulenti, volontari e quant'altro. Canali di segnalazione. Ecco, la direttiva introduce una sorta di disciplina multicanale, cioè c'è una sorta di escalation, no? Ci sono i canali interni, che sono i canali attraverso i quali veicolare la segnalazione all'interno dell'azienda, e ci sono degli obblighi dimensionali per le aziende di istituirli. Ci sono dei canali esterni, e quindi qualora i canali interni non siano istituiti oppure non si rivelino efficienti, gli stati membri fondamentalmente devono trovare strumenti alternativi di natura esterna, quindi autorità esterne competenti a ricevere le segnalazioni, che integrino, diciamo, l'eventuale deficit dei canali interni. E sempre in ottica di escalation, in caso estremo, limitatamente ai casi più gravi, qualora dopo aver utilizzato i canali principali non ci sia alcuna, non sia stata intrapresa alcuna azione, allora in questo caso i whistleblower, i segnalanti, possono effettuare anche una divulgazione di carattere pubblico. Due notazioni, secondo me, vale la pena aggiungere ancora e poi chiudo. Secondo quelle che sono le linee guida della direttiva, le persone segnalanti devono essere incoraggiate ad avvalersi in primo luogo dei canali interni, di quelli che definivo i canali interni, e in secondo luogo è rimessa agli stati membri la possibilità di attribuire o meno ai soggetti competenti la facoltà di accettare anche le segnalazioni anonime che rientrino nell'ambito del perimetro della direttiva. Ecco, questo veramente in a nutshell, come dicono gli inglesi, mi sembra che siano le novità più rilevanti. E proveremo ad approfondirle tutte quante nel corso di questo appuntamento. Nel frattempo però una battuta con l'avvocato Perroni per completare il quadro, perché Quaini accennava che la direttiva inciderà con ogni probabilità sulla 231, e poi proveremo insieme a capire in che modo anche nei processi organizzativi aziendali. Ma da un punto di vista legale ci può dare qualche anticipazione? Com'è che potrebbe andare a intersecarsi con la 231 e anche a cambiarne i processi? Mi dicono che c'è un problema con il collegamento dell'avvocato Perroni. Proviamo allora nel frattempo, nel tentativo di... Io sono collegato, mi sentite? Ecco. Sì, sentiamo là. Ecco, abbiamo recuperato. Benissimo, allora torniamo su di lei. Avvocato, non so se ha avuto modo di sentire la domanda. La nuova direttiva, per completare quanto diceva Quaini, come incide in termini di 231? Allora, lì la nuova direttiva... Credo che continuino i problemi di collegamento. Bene, torniamo un secondo da Quaini, vediamo se l'avvocato riesce a risolvere con la connessione. Quaini, tornando da lei, iniziamo a capire quindi l'organizzazione interna. Attualmente, prima di vedere come poi potrebbe essere modificata con la direttiva, come è strutturato il vostro sistema di whistleblowing rispetto alla 231? Sì, allora, all'Italia, diciamo, come la stragrande maggioranza, diciamo, delle aziende di una certa dimensione, ha una propria policy di whistleblowing che ovviamente ha lo scopo di istituire chiari canali informativi che permettano di garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anticipo già, anche in forma anonima, relative alla violazione del modello 231 e o del codice etico delle società del gruppo. E
diciamo che il pallino, diciamo, di comando in quest'ambito nella nostra organizzazione è affidato all'organismo di vigilanza, cioè l'organismo deputato a gestire i dettami della procedura di whistleblowing nel nostro caso è l'organismo di vigilanza, con poi una serie di diciamo declinazioni più esecutive e soprattutto nella fase istruttoria al membro interno dell'organismo di vigilanza, ovvero il responsabile della funzione internal audit. Allora, ovviamente l'obbligo di segnalazione attualmente in Alitalia si applica, e la policy quindi si applica ai destinatari del modello e del codice etico evidentemente, i quali hanno a proprio carico un obbligo di segnalare la commissione o l'attentata commissione di uno dei reati 231, ovvero la violazione dei principi e delle prescrizioni del modello, ovvero ancora ovviamente quello delle regole etiche e comportamentali del codice etico. Come vengono veicolate le segnalazioni? Le segnalazioni vengono comunicate appunto all'organismo di vigilanza attraverso appositi canali, di cui adesso dirò su immediatamente, o per i dipendenti anche attraverso utilizzando diciamo, i responsabili di funzione come veicoli. L'apposito canale di segnalazione di cui parlavo è essenzialmente una sorta di integrity line, così la chiamiamo, cioè una piattaforma che è stata appositamente creata, accessibile attraverso un website che ovviamente è autonomo e separato rispetto al sito internet e alla intranet di Alitalia ed è gestito da un amministratore esterno. Ovviamente c'è garanzia di riservatezza e i dati sono criptati e attraverso la piattaforma è appunto possibile inviare le segnalazioni anche in forma anonima e in tutti i modi, cioè anche sulle denunce anonime, è previsto che avvenga, se richiesto, se desiderato, un'interlocuzione con il personale dell'Italia che è incaricato di gestire la segnalazione. Altrimenti ovviamente rimane la vecchia modalità che è quella dell'invio tramite post ordinario. Ultimissima cosa, ovviamente la società è impegnata a tutelare anche la riservatezza e l'anonimato del segnalante, ovviamente consapevole del fatto che per mantenere una cultura di integrità occorre proteggere i soggetti che segnalano in buona fede le cattive condotte effettive e presunte di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del loro contesto lavorativo. La Russi Quaini ha chiamato in causa più volte l'organismo di vigilanza e anche il comitato etico. Lei in SEA fa parte di entrambi. Come è strutturato? Quindi ce lo può dire, può condividerlo con il nostro pubblico, il vostro sistema di whistleblowing? Il nostro sistema di whistleblowing è basato, c'è una procedura come riferimento diciamo a tutto il processo, che specifica in dettaglio tutte le principali fasi del processo. Poi siamo dotati di una piattaforma, la piattaforma è gestita da un provider esterno, quindi l'amministratore del sistema è esterno alla società e quindi senza interferenza della parte informatica. La piattaforma prevede 4 destinatari: l'organismo di vigilanza, il comitato etico, l'auditing, e in caso di conflitto di interesse dell'auditing è previsto la segnalazione direttamente al presidente del comitato di controllo. Tutti questi organi hanno l'accesso esclusivo per l'area di propria competenza e la piattaforma accetta diciamo anche le segnalazioni anonime e non differenzia, cioè sono previsti, è aperta la possibilità a qualsiasi tipo di segnalazione, sia che riguardi la 231, che riguardi il codice etico, ma anche che riguardi diciamo quei comportamenti che non sono compliance con i principi normali di controllo interno, semplicemente il mancata corretta esecuzione di una procedura, una falsa attestazione di una prestazione, quindi tutti quegli aspetti che poi possono inficiare sul sistema di controllo interno della SEA. Questo è l'obiettivo della piattaforma. È strutturata in maniera tale da indirizzare il segnalante in maniera semplificata, dando anche delle ipotesi, degli esempi. A fine della segnalazione viene affidato un codice al segnalante con chi possiamo interloquire anche in maniera anonima con la modalità di chat. Quindi il segnalante ha la possibilità, introducendo questo codice,
di seguire la pratica nelle sue fasi essenziali e eventualmente messo in condizione di dare tutti i supporti e tutti i dettagli che ritiene ulteriori da, diciamo, da facilitare un approfondimento completo. Grazie La Russi, completerei il giro per capire anche chiaramente differenze e punti di contatto invece con Rustignoli. Voi il vostro sistema di whistleblowing come l'avete strutturato? Allora, noi siamo partiti per la sistemazione e strutturazione del nostro sistema da una serie di esperienze che già avevamo implementato nell'ambito della nostra struttura e del nostro gruppo e che riguardavano i sistemi di comunicazione diretta che erano già previsti con gli organismi di vigilanza e il sistema di segnalazione al codice di condotta. Sistema di segnalazione che per quanto riguardava il codice di condotta già avveniva attraverso un sistema informatico che da noi si chiama Generali Group Compliance Helpline e che è residente su una infrastruttura informatica esterna all'azienda e che quindi è atta con un amministratore di sistema diverso dagli amministratori di sistema aziendali e che quindi è atto idoneo a garantire la riservatezza. Quindi abbiamo reso accessibile questo sistema per qualsiasi tipo di segnalazioni, ivi incluse le condotte illecite e le violazioni dei modelli e delle procedure interne rilevanti. Per disciplinare tutto questo abbiamo adottato una normativa interna che nel dettaglio individua i soggetti che possono ricevere e gestire le segnalazioni e i compiti ad essi attribuiti di analisi e di indagine, individua chi è il responsabile delle segnalazioni, che da noi è identificato nel responsabile della funzione di compliance, e stabilisce anche in modo dettagliato i compiti di supervisione e di valutazione che spettano in ogni fase di questo processo all'organismo di vigilanza, che ha il compito di monitorare l'andamento di tutte le fasi dell'indagine. Perché la funzione di compliance? La scelta della funzione di compliance l'abbiamo attuata anche ispirandoci, diciamo, a degli studi di mercato e guardando ad altre normative di settori vicini, contigui al nostro, come disposizioni del TUF, quindi del testo unico a finanza, del testo unico bancario e in particolare la circolare di Banca d'Italia del 21 luglio del 2015. La scelta si è orientata sulla funzione di compliance perché da noi la funzione di compliance come entità vigilata ha tutta una sua disciplina che garantisce autonomia, indipendenza, riferimento diretto al vertice aziendale, non possibilità che organizzativamente dipenda da altre funzioni operative e conseguentemente anche funzione che non ha alcuna supervisione o coordinamento diretto nei confronti del potenziale segnalante. Chiaramente abbiamo disciplinato situazioni in cui la segnalazione debba pervenire da qualcuno che opera all'interno della funzione di compliance e quindi abbiamo individuato un'alternativa e qualora soggetti appartenenti a questa funzione abbiano necessità di effettuare una segnalazione, in questi casi il segnalante può inviare la segnalazione alla funzione di internal audit oppure può utilizzare sempre il sistema helpline, ma in questo caso la segnalazione viene indirizzata al responsabile della funzione internal audit. Ricordo che entrambi, sia responsabile della funzione di compliance che responsabile della funzione internal audit, nel nostro modello di organizzazione e gestione sono parte componenti dell'organismo di vigilanza. Abbiamo invece evitato che ci sia il coinvolgimento del superiore gerarchico che potrebbe anche essere, diciamo, indirettamente implicato nei fatti segnalati e che quindi abbiamo posto nelle condizioni di non essere parte attiva del processo. La normativa interna inoltre individua in modo chiaro quelli che sono i canali messi a disposizione dalla società, che possono essere molteplici, ci può essere la segnalazione scritta, ci può essere la mail, ci possono essere tutti i modi, diciamo, ritenuti opportuni, ma il canale più strutturato è quello che garantisce in modo più sicuro la riservatezza è questo Generali Group Compliance Helpline, che appunto in via informatica
garantisce segretezza, riservatezza e anche anonimità nel caso della segnalazione. Questa Grazie. È la nostra scelta, tenuto conto insomma del sistema e del contesto organizzativo complesso di un grande gruppo in cui interagiscono molteplici soggetti che hanno anche riporti gerarchici solidi o meno, anche intercompany e quindi con diverse società, per cui è stato importante nel nostro sistema organizzativo individuare un responsabile delle segnalazioni che affianchi l'organismo di vigilanza e questo ci ha consentito di realizzare un sistema orientato alla diffusione dello spirito di partecipazione, ma con un occhio particolare alla massima tutela della riservatezza del segnalante e in generale dell'idoneità di tutti i soggetti potenzialmente, dell'identità di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella segnalazione. Grazie Rossignoli. La interrompo, nel frattempo dovrebbe essere tornato anche l'avvocato Peroni. Siamo felici di sentirlo, avvocato. Proviamo un attimo, perché in sua assenza, ma spero abbia avuto modo di sentire, abbiamo unito tanti tasselli. Abbiamo capito chiaramente come generali all'Italia e se hanno strutturato il sistema di whistleblowing. I nostri ospiti non hanno fatto altro che raccontarci, per dirle in altre parole, quello che poi si trova nel modello X231. Quindi le chiedo, ritorno qui alla domanda che avrei voluto farle prima: tutto quello che abbiamo ascoltato adesso come potrebbe cambiare con la nuova direttiva? Allora, in realtà, ripeto, la scelta del legislatore del 2017 era appunto quella, per il settore privato, di inserire il whistleblowing all'interno del sistema 231, e quindi il whistleblowing era sostanzialmente e andava a diventare un elemento costitutivo del modello, all'interno però di quello che è l'ambito della 231, e quindi in particolare con riferimento ai reati presupposto. Adesso invece la situazione si è modificata, nel senso che con questa direttiva si è ritenuto che questo istituto dovesse essere applicato anche a settori molto più vasti, anche se questa applicazione è un'applicazione limitata alla violazione degli atti normativi e degli interessi finanziari dell'Unione. Questo porta necessariamente però a ritenere che quelle società che avevano disciplinato il whistleblowing ai sensi della 231 devono modificare questa disciplina, non solo in relazione a questo aspetto che adesso ho indicato, ma anche in relazione al fatto che la direttiva tende ormai a non differenziare più il settore pubblico da quello privato. Questo porterà necessariamente le società a rivedere la disciplina normativa in materia di whistleblowing per adeguarsi a questa direttiva. Certamente all'interno di questa disciplina si dovrà poi fare un richiamo al sistema 231 e il whistleblowing costituirà sempre un elemento costitutivo del modello, ma non vi è dubbio che la disciplina dovrà essere più articolata, più analitica, e certamente anche con riferimento alla tematica 231 la disciplina dovrà necessariamente subire delle modifiche. Avvocato, un'altra domanda sempre a lei, perché i nostri ospiti ci hanno raccontato un po' come funziona il canale di segnalazione, quindi il soggetto anche che è preposto a raccogliere queste segnalazioni. Chiedo a lei, chi raccoglie le segnalazioni ha un obbligo di denuncia? Glielo chiedo perché molti dei nostri telespettatori si sono posti questa domanda, ci hanno posto questa domanda quando hanno saputo di questa trasmissione. Quindi, come si deve comportare davanti all'autorità giudiziaria chi riceve la segnalazione? Allora, diciamo che il problema nasce proprio perché le segnalazioni
in materia di whistleblowing hanno, o meglio possono avere ad oggetto anche condotte illecite rilevanti ai sensi della 231, cioè condotte illecite rispetto alle quali vengono rappresentati dei fatti che costituiscono uno dei reati presupposti ai sensi della 231 e quindi viene rappresentata una notizia criminis. Come sappiamo, laddove il soggetto che riceve la segnalazione possa essere qualificato pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in realtà si porrebbe il problema della sussistenza di questo obbligo di denuncia. Quindi il primo quesito è: chi riceve la segnalazione? Mi riferisco ovviamente al whistleblowing privato attuale. È un soggetto che può essere qualificato come pubblico ufficiale o come incaricato di pubblico servizio? La giurisprudenza penalistica, per risolvere questo problema, chiarisce che ai fini di questa qualifica non importa tanto la natura pubblica o privata dell'ente, ma è in realtà importante fare una valutazione in ordine al tipo di attività che quel soggetto svolge. Non affronterei il tema del pubblico ufficiale, perché sappiamo tutti che il pubblico ufficiale è colui che svolge una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il tema si pone per diciamo l'incaricato di pubblico servizio, e qui la giurisprudenza si è di fatto radicata affermando che per poter ritenere una persona incaricato di pubblico servizio, in realtà quel soggetto, in relazione alla specifica attività che quel soggetto va a svolgere, in realtà quel soggetto deve svolgere una attività che sia disciplinata da norme di diritto pubblico. Ci deve essere cioè una disciplina pubblicistica che disciplina, regola in concreto l'attività e pone dei limiti rispetto all'autonomia privata, e deve essere poi una attività volta a tutelare un interesse di carattere generale. Ebbene, nel caso di specie, con specifico riferimento al soggetto che riceve la segnalazione e sempre con specifico riferimento al whistleblowing nel settore privato, noi possiamo tranquillamente dire che chi riceve la segnalazione non è, e la istruisce, non è un incaricato di pubblico servizio e quindi non ha alcun obbligo di denuncia, prima di tutto perché non c'è una disciplina pubblicistica che regola il whistleblowing privato. È vero che questo whistleblowing privato è stato introdotto da una legge, ma per quanto attiene poi alle modalità di effettuazione di quell'attività, tutto è lasciato all'autonomia privata. Inoltre, il whistleblowing privato non diciamo tutela un interesse di carattere generale, ma tutta l'attività, in quanto inserita all'interno del meccanismo 231, è a tutela dell'integrità dell'ente. Attualmente, discorso diverso, potrebbe essere fatto invece in capo al soggetto che riceve la segnalazione una volta che la segnalazione è istruita. Perché? Perché, ad esempio, all'interno delle società, normalmente, diciamo, l'organo istruttore è diverso dall'organo che poi deve prendere una determinazione a seguito delle risultanze della fase istruttoria, e in molti casi questo organo, diciamo così, decisorio è un organo apicale, e quindi è un organo che, in ragione delle funzioni che svolge all'interno della società, è già un incaricato di pubblico servizio. È evidente quindi che in questo caso, laddove chi riceve la segnalazione istruita e definita ha, in ragione delle funzioni che svolge all'interno della società, questa qualifica, quel soggetto ha sicuramente l'obbligo di denuncia. Quindi all'interno delle società, secondo me, si può creare questo dualismo in qualche modo. Il soggetto che la istruisce può essere un soggetto che non ha nessun obbligo di denuncia. Il soggetto che invece, a seguito dell'istruzione, deve decidere cosa fare, laddove questo soggetto abbia effettivamente una attività che ha tutte le caratteristiche del pubblico servizio e soprattutto ha un'attività
e una funzione che lo possa far qualificare come incaricato di pubblico servizio, ebbene quel soggetto ha l'obbligo di denuncia. Ovviamente tutto questo però si può modificare alla luce della direttiva, perché non dimentichiamo che questa direttiva stabilisce sostanzialmente che sia nel settore pubblico che nel settore privato ci sia una disciplina più concreta e più analitica, e quindi anche nel settore privato, in realtà a seguito dell'attuazione di questa direttiva, si potrebbe creare per legge e quindi con una disciplina pubblicistica una regolamentazione dell'attività di whistleblowing in tutti i vari aspetti, e inoltre una regolamentazione finalizzata anche a tutelare degli interessi non più particolari ma generali, come sono quelli dell'Unione, tale da far considerare incaricato di pubblico servizio anche, per esempio, chi istruisce la pratica nel settore privato, soggetto che invece attualmente non avrebbe quell'obbligo. Ecco, quindi sono veramente tante le possibili modifiche che apporterebbe la direttiva. Vorrei parlare anche di un altro argomento che suscita sempre molto interesse quando si parla di whistleblowing, cioè delle segnalazioni anonime. Come comportarsi quando nel canale di segnalazione giungono appunto delle segnalazioni che non si possono, di cui non si può ricostruire l'attore. Chiederei a Quaini, a Rustignoli e alla Russi innanzitutto le loro società come si comportano in merito, e poi torno da lei, avvocato, per avere qualche spunto di riflessione anche su questo. Quaini, cominciamo sì. Con lei. Sì, allora, molto brevemente, sebbene la società, e questo anche per parola del suo codice etico, ritenga decisamente preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, come anticipavo, tuttavia sono ammesse anche le segnalazioni anonime. In questo caso cosa succede? L'organismo di vigilanza procede preliminarmente a valutare la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti, e vengono, come dire, scremate e quindi non prese in considerazione anzitutto quelle segnalazioni anonime che contengano fatti di natura generica, di contenuto confuso o palesemente diffamatorio. Qual è la differenza rispetto alle denunce, alle segnalazioni invece non anonime? L'applicazione delle tutele che la policy prevede a beneficio del segnalante. Cioè, in generale la nostra policy prevede che a beneficio del segnalante, e contro ogni genere di minaccia, ritorsione, discriminazione che il segnalante possa subire per effetto della segnalazione effettuata, ci siano tutta una serie di tutele e di protezioni applicabili. Queste protezioni e tutele però valgono soltanto nel caso in cui la segnalazione non avvenga in forma anonima, oppure nel caso in cui il segnalante inizialmente anonimo riveli poi la propria identità successivamente all'invio della segnalazione. Soltanto una vorrei dire, se possibile, ancora una cosa velocissima a supporto di quello che diceva prima il collega. Noi per esempio, come Alitalia, azienda in amministrazione straordinaria, più volte abbiamo dovuto affrontare il tema dell'incaricato di pubblico servizio, del pubblico ufficiale e quindi dell'obbligo di denuncia, soprattutto in considerazione del fatto che il commissario straordinario, per effetto della normativa sull'amministrazione straordinaria, è pubblico ufficiale per definizione, e in un'azienda in amministrazione straordinaria ci sono elementi di rilievo pubblicistico superiori rispetto a un'azienda privata, per quanto rimanga privata l'azienda. Ecco, quindi a supporto di quello che diceva il collega, sono d'accordo, e abbiamo purtroppo più volte anche dovuto affrontare il tema in casa nostra, diciamo. Rustignoli, voi invece come le affrontate? Allora, anche da noi le segnalazioni anonime sono prese in considerazione, ancorché la nostra normativa interna privilegi le segnalazioni sottoscritte, quindi con un segnalante identificato, proprio in forza e in virtù di tutte le misure di protezione e di riservatezza che sono garantite sia al segnalante che, per quanto possibile, anche al segnalato. La segnalazione anonima viene comunque valutata, dal responsabile della segnalazione, poi viene valutata dall'organismo di vigilanza,
diciamo, non viene presa in considerazione tout court, ma solo quando sia una segnalazione anonima comunque circostanziata, perché molte volte all'anonimato si accompagna anche una certa non concretezza della segnalazione, che magari è basata su sentito dire, su fatti non circostanziati, eccetera. Chiaramente più la segnalazione non anonima permette un'indagine istruttoria e un accertamento dei fatti migliore, perché eventuali carenze documentali, carenze informative che ci siano nella segnalazione, che ci possono essere, anche considerato insomma che è comunque un passo per chi fa la segnalazione, no? Fare questo tipo di denunce, chiaramente se io so da chi proviene la denuncia, la segnalazione, posso integrare gli elementi, parlare, cercare con le domande, con la fase istruttoria di comprendere meglio i fatti. In caso di anonimato ciò non è possibile, quindi le segnalazioni anonime sono effettivamente valutate e considerate quando hanno tutta una serie di elementi riguardanti la descrizione dei fatti, il tempo e il luogo in cui si sono svolti, le generalità dei soggetti che li hanno posti in essere o di eventuali altri soggetti coinvolti nei fatti stessi, che possano permettere di condurre un'istruttoria effettiva. Non prendiamo invece in considerazione, come dicevo, mere considerazioni, mere segnalazioni di sentito dire o di fatti riferiti, perché non avendo modo di approfondire l'istruttoria non possiamo dare una fondatezza a questi elementi. Chiaramente. La Russi, voi invece cosa fate? Sì, anche noi, se la segnalazione anonima è circostanziata e dettagliata, la prendiamo in considerazione. Abbiamo superato la possibilità di interloquire con il segnalante anonimo, perché tramite la piattaforma e il codice assegnato si può anche interloquire con chi decide di mantenersi l'anonimato, perché il provider può avere i dati del segnalante, ma noi comunque non ce l'abbiamo, quindi per noi è sempre anonimo. La segnalazione anonima è importante se è dettagliata, perché praticamente l'obiettivo minimo che si riesce a realizzare è quello di verificare l'idoneità dei protocolli di prevenzione e anche del sistema di controllo interno. È evidente che qualsiasi sistema ha qualche probabilità di essere raggirato fraudolentemente, e quindi la segnalazione anonima è estremamente utile in questo senso, perché può dare delle indicazioni, può dare degli input da approfondire e può servire anche a questo. E secondo me la segnalazione anonima, purtroppo nella realtà del paese, è quella che ha più possibilità di diffondere il whistleblowing, perché o per omertà o per timori o per sfiducia nello strumento, e il fenomeno whistleblowing si sta sviluppando, si sta leggermente crescendo grazie all'utilizzo delle segnalazioni anonime. Come dicevo prima, la segnalazione anonima poi viene, dopo la sua esame, la sua analisi, evidente che se è generica si archivia, appunto, e basta. Se invece è dettagliata, poi chi la riceve provvede anche a coinvolgere gli altri organi coinvolti. E nella nostra impostazione la segnalazione può essere indirizzata agli organi, diciamo, previsti, l'organismo, comitato etico, l'auditing. Nella realtà è molto difficile distinguere la competenza in maniera precisa. Cioè una frode interna o esterna normalmente riguarda sia il comitato etico che l'auditing che l'organismo di vigilanza, quindi subentra l'aspetto di ulteriore e più approfondita valutazione se questo rientra nel perimetro della 231, venendo, diciamo, individuando la possibilità dell'interesse e vantaggio della società. Diversamente i protocolli di prevenzione sono in comune, quindi sono gli stessi comuni, gli stessi protocolli di prevenzione. Quindi una segnalazione che riguarda una frode interna che ha una rilevanza etica spesse volte tocca gli stessi protocolli di prevenzione che rientrano nel modello
ex decreto legislativo 231. Quindi la mia risposta è sì, se circostanziata, è una fonte di grande valore, non direi da incoraggiare, perché la cosa migliore è che sia autenticata la persona che la fa, però viene sopperito nella possibilità di interloquire tramite il codice nella piattaforma. E poi mi chiedo se effettivamente si riveli veritiera, e comunque è una cosa importante, vuol dire che uno approccia un tema e affronta e migliora il proprio modello prima che il reato viene attuato, diciamo, nella sua interezza e nella sua completezza. Grazie alla Russia. Avvocato, poniamo che si arrivi al procedimento penale. Viene tutelato l'anonimato del segnalante? C'è un orientamento delle corti, delle procure, secondo lei, anche un suo orientamento? Segnalazioni anonime sì o no? Allora, qui secondo me bisogna fare prima di tutto una distinzione. Allora, il whistleblowing non tutela l'anonimato. Il whistleblowing tutela il segnalante che vuole restare riservato. Poi all'interno della disciplina del whistleblowing, in realtà le società hanno previsto, molte società, ma non tutte, che questa procedura si potesse applicare anche alla segnalazione anonima, che però è qualcosa che non ha nulla a che vedere con la tematica whistleblowing. Io personalmente ritengo che su questo si dovrebbe fare una riflessione sulla opportunità di tutelare anche il segnalante anonimo, e del resto la direttiva, non dimentichiamo, che non introduce un obbligo di disciplina per le segnalazioni anonime, lasciando al legislatore nazionale il compito di fare una valutazione alla stregua del suo ordinamento. Questo come premessa. Allora, segnalante diciamo così riservato. Il segnalante riservato è riservato per quanto attiene alla tematica whistleblowing all'interno dell'azienda, cioè ha un diritto a rimanere riservato, per esempio nella fase di istruzione della segnalazione e anche nella fase di procedimento disciplinare. Ma questo diritto alla riservatezza non è, diciamo, tutelato in sede penale. Non esiste, cioè, che il segnalante riservato possa rimanere riservato anche laddove la segnalazione dia origine a un procedimento penale, perché, ringraziando Dio, la Cassazione ha chiarito che in questo caso il diritto di difesa dell'incolpato prevale sul diritto alla riservatezza del segnalante, e quindi il segnalante riservato deve ben comprendere che se si apre un procedimento penale la sua identità dovrà essere svelata e lui potrà essere chiamato all'interno del procedimento penale a confermare quanto da lui indicato nella segnalazione. Nell'ipotesi in cui invece la segnalazione sia anonima e questa segnalazione venga trasmessa all'autorità giudiziaria, in particolare all'autorità giudiziaria... Pronto? Sì, la sentiamo, avvocato. In particolare all'autorità giudiziaria penale, qui vige la regola che diciamo è stata introdotta dal nostro codice, sulla base della quale delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso. È bene chiarire questo passaggio. La denuncia anonima non viene considerata una notizia criminis, e quindi la denuncia anonima non può comportare atti tipici quali perquisizione, sequestri o intercettazioni. Della denuncia anonima la polizia giudiziaria può fare soltanto un uso di impulso investigativo, nel senso che laddove la denuncia anonima contenga qualche elemento significativo o rilevante, la polizia giudiziaria può iniziare sulla base di quella denuncia un'attività di indagine, il che, mi consenta, rende anche abbastanza strana tutta la situazione, perché di fatto le società che gestiscono le denunce anonime si sostituiscono in parte alla polizia giudiziaria, perché
fanno esattamente il lavoro della polizia giudiziaria, cioè di verifica del contenuto della segnalazione anonima. In ogni caso, in sede penale non vi è la possibilità di utilizzare la denuncia anonima se non per questa limitata funzione, il che porta normalmente la procura a iscrivere le denunce anonime in un apposito registro, a archiviarle e soltanto quelle più interessanti a passarle alla polizia giudiziaria, affinché la polizia giudiziaria possa svolgere una attività d'indagine dalla quale può nascere a quel punto una vera e propria notizia criminis, che in questo caso potrà determinare l'apertura di un vero e proprio procedimento penale o contro ignoti o contro noti. Questo mi sembra un chiarimento fondamentale che ha dato. Passerei a un altro capitolo abbastanza ostico, quello della verifica della fondatezza o meno della segnalazione. Lei stesso ha parlato di istruzione poi del procedimento di verifica. Chiederei quindi innanzitutto ai rappresentanti delle società, loro cosa fanno al loro interno, e poi a lei se effettivamente quali perimetri, perché magari si potrebbe scoprire, come in questo caso, che per eccesso di zelo viene fatto anche più di quello che verrebbe richiesto loro. Quaini, voi cosa fate per verificare o meno la fondatezza di una segnalazione? Ma allora, direi le nostre fasi, le fasi in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono quelle abbastanza classiche della ricezione, istruttoria e accertamento, a cui si aggiunge poi anche il feedback che viene dato al segnalante. Come dicevo prima, parlando di ricezione, da noi le segnalazioni sono gestite in prima battuta dal responsabile internal audit o ovviamente da persona da lui delegata nell'ambito della funzione. Responsabile internal audit che tra l'altro nella nostra azienda è anche colui che viene incaricato sempre dall'ODV di gestire le segnalazioni relative a non conformità del modello 231. Quindi il responsabile internal audit accede alla piattaforma, come dicevo, e analizza chiaramente le segnalazioni ricevute. E ugualmente quelle che pervengono all'ODV per via ordinaria, quindi o attraverso i responsabili di funzione, vengono poi comunque inoltrate al responsabile internal audit. Le segnalazioni vengono prese in carico, vengono valutate e eventualmente fatti approfondimenti. Anche nel nostro caso, come nel caso di SEA, c'è la possibilità di interloquire con l'autore della segnalazione anche se anonimo, grazie appunto alla piattaforma. Il responsabile internal audit, ove necessario, può anche avvalersi durante la fase istruttoria di consulenti esterni, per qualora sia necessario, anche per supportare la fase istruttoria, e i risultati dell'istruttoria poi vengono riportati all'organismo di vigilanza, che assume le decisioni del caso, o archiviando o chiaramente facendo escalation e quindi informando i vertici delle società e proponendo o invitando la società alla valutazione di provvedimenti eventualmente disciplinari, sanzionatori, eccetera. Qualora ci sia poi il sospetto di commissione di reato o di grave violazione del modello, l'ODV ovviamente comunica le risultanze all'organo amministrativo, e qua appunto può venire fuori il tema dell'obbligo di denuncia, e nei casi più gravi appunto si coinvolge l'autorità giudiziaria. Sul discorso del feedback al segnalante, ovviamente lo scopo del feedback è quello di non disincentivare le segnalazioni, e quindi durante diciamo la fase iniziale, ma anche la fase conclusiva dell'istruttoria, è cura del responsabile internal audit confermare al segnalante se identificabile, ma in ogni caso se la segnalazione è avvenuta attraverso la piattaforma, comunica la presa in carico della segnalazione e la conclusione dell'istruttoria. Ecco, questo è un po' diciamo l'iter che da noi le segnalazioni hanno. Rossignoli, con lei sarò un po' più secca. Avete un approccio prudenziale o meno alla gestione della segnalazione? Abbiamo un approccio diciamo sostanziale, nel senso che avendo identificato da normativa interna quali sono gli elementi che dovrebbero caratterizzare una segnalazione,
cerchiamo innanzitutto di verificarne la procedibilità e l'attinenza. Una volta verificata da parte del responsabile della segnalazione la procedibilità e l'attinenza, vengono presentate queste valutazioni all'organismo di vigilanza, che decide se procedere o non procedere. Nel momento in cui l'organismo di vigilanza dà mandato al responsabile della segnalazione di procedere con la fase istruttoria, questa fase istruttoria avviene avvalendosi di tutti gli elementi istruttori di cui possiamo legittimamente disporre, inclusa la facoltà di farsi assistere dalla funzione di internal audit o da altri consulenti esterni, e inclusa ovviamente la possibilità di sentire il segnalante per raccogliere le ulteriori informazioni. Anche nel nostro caso, qualora in ogni caso, sia che si raggiunga una fondatezza che una non fondatezza della segnalazione, viene comunque dato un feedback al segnalante proprio per dare un ritorno a chi comunque ha fatto la segnalazione e far percepire, creare anche all'interno dell'azienda un clima tale per cui si sappia che le cose non vengono inutilmente fatte o accantonate, magari perché possono sembrare scomode. La Russi, voi? Sì, più o meno la stessa cosa, viene affidato alla funzione internal audit di fare un audit dopo la preliminare verifica generale da parte dell'organismo di vigilanza o del comitato etico, secondo i casi. Quando ritiene che sia fondata e nel perimetro, diciamo, di propria competenza, si attiva un audit, chiaramente l'audit insieme anche alle varie competenze interne che sono e potrebbero essere coinvolti nell'attività di verifica, che normalmente sono il legale, la security, i sistemi informativi e il personale. Questi sono gli attori principali in questa fase. L'audit avviene secondo gli standard di audit, perché è molto determinante e importante la raccolta delle evidenze in questo processo, specialmente poi se va a sfociare in una sanzione di tipo amministrativo o altro nei confronti del dipendente, ma anche nei confronti di terzi, un fornitore o di un cliente. Quindi la valenza, diciamo, di supporto delle evidenze e della valutazione anche sul piano legale e sul piano del diritto del lavoro, sul piano anche della privacy, è molto determinante e importante. Per esempio, per invece le segnalazioni di tipo anonimo o quelli che sono pur non dettagliatissimi ma consentono una verifica di massima, poiché c'è un piano di audit basato su approcci a campione, e quindi nulla vieta di inserire quella tipologia di fatti segnalati pur anonimamente nel campione oggetto delle verifiche del continuous audit. Quindi questo facilita anche il superamento di questi aspetti di dettaglio. L'audit si conclude con un report analitico sui fatti supportato, che va all'organismo competente, quindi supponiamo l'organismo di vigilanza, che poi vengono attivate tramite process owner, le funzioni competenti, le azioni conseguenti, che possono essere di tipo sanzionatorio, possono essere di tipo miglioramento dei protocolli di prevenzione, può essere anche l'opportunità di denunciare il fatto alle autorità competenti, ma non è da escludere anche di invitare il segnalante a denunciare direttamente il fatto. Questo in particolare su una serie di molestie, per esempio del genere, dove praticamente ci sono due persone, ognuno ha la sua posizione, e chiaramente è tecnicamente impossibile fare qualsiasi tipo di verifica per un'adeguata risposta. È possibile che si fa anche ricorso a qualche prestazione esterna, perché alcune tipologie di frode possono richiedere competenze molto tecniche e specifiche che difficilmente ce le abbiamo in tutte le aziende, in particolare quelle anche di natura informatica. Quindi questo è un po' l'approccio che noi seguiamo. Anche noi diamo una risposta al segnalante
è una risposta standard, chiaramente non sull'esito di dettagliato, perché diversamente... La Russi, mi scusi, ma la devo interrompere perché ci abbiamo alla conclusione di questa... Ma ci mancherebbe, ci abbiamo però alla conclusione della tavola e io vorrei assolutamente per un'ultima volta parlare con l'avvocato Perroni per capire se c'è un perimetro in base a quello che ci siamo detti, anche per far orientare chi ci sta ascoltando in quella che è l'attività che può essere portata avanti. Parliamo chiaramente di attività investigativa, per capire se una segnalazione sia fondata o meno. Avvocato, questo limite c'è e se sì, cosa può fare e cosa non può fare l'azienda? Allora, gli amici che mi hanno preceduto hanno parlato e fatto riferimento a tutte quelle che sono le normali attività di indagine interna, no? Che fanno le strutture di internal audit. Il problema dal punto di vista penale si è posto in ordine alla legittimità dei cosiddetti controlli difensivi occulti, cioè di quei controlli che vengono effettuati senza il rispetto di quelle garanzie procedurali previste dallo Statuto dei lavoratori. Ebbene, la giurisprudenza penale li ammette, purché ovviamente questi controlli siano finalizzati all'accertamento di fatti che ledono il patrimonio o l'immagine aziendale. In quest'ambito questi controlli difensivi sono ammessi e sono ammessi quindi registrazioni, visione occulta. In sostanza sono ammessi tutti i controlli non comunicati, e è anche ammesso la possibilità che questi controlli vengano svolti da un investigatore privato ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, un investigatore privato che svolga su incarico dell'azienda in quel contesto un'attività di pedinamento, un'attività anche di esame delle mail aziendali, che è consentita dalla giurisprudenza sempre e limitatamente in questo contesto, con il vantaggio che l'investigatore può anche poi cristallizzare questa attività attraverso gli strumenti informatici forensi, può creare dei documenti, può quindi anche svolgere la funzione di testimone all'interno del procedimento penale. Ugualmente l'azienda può dare incarico ad un avvocato per lo svolgimento di un'attività di investigazione preventiva, un avvocato il quale a sua volta può nominare un investigatore e quindi operare in coordinamento con l'investigatore. Questo consente all'azienda, per i fatti più rilevanti, di avere degli strumenti di indagine molto penetranti, ovviamente sempre con riferimento a casi nei quali il fatto sia un fatto o vi sia sospetto di un fatto che lede il patrimonio o l'immagine aziendale. Chiarissimo, avvocato, la ringrazio per questi ultimi suggerimenti che ci ha dato. Chiaramente ringrazio tutti i nostri ospiti di essere stati con noi, quindi grazie a Cristina Rustignoli, General Counsel di General Italia. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Grazie ancora a Paolo Quaini, General Counsel di Alitalia. Grazie Quaini. Grazie a voi, grazie a voi, è stato un piacere. Grazie ad Ahmed Larussi, direttore auditing di SEA. Grazie a voi, è stata veramente molto una grande opportunità sentirvi. E grazie naturalmente all'avvocato Perroni, socio fondatore di Perroni Associati, che speriamo voglia continuare con noi questa riflessione sullo whistleblowing e la 231. Grazie a voi e grazie a tutti, a chi ci ha seguito e ai miei, compagni di lavoro. Bene, l'invito è quello anche ai nostri telespettatori di continuare a seguire con le fonti il percorso che abbiamo intrapreso di riflessione non soltanto sul diritto penale ma sulla 231, visto che sono i 20 anni di questo decreto legislativo che ha cambiato profondamente anche l'operatività delle imprese. La nostra TV Week è finita, ma come ci siamo detti non la riflessione delle fonti a riguardo. Grazie di essere stati con noi, l'appuntamento dopo una pausa pubblicitaria con i mercati internazionali.